detto che sei l'attaccante ideale per il suo gioco. Per te quanto è cambiato rispetto all'anno scorso con Spalletti, quest'anno con Di Francesco, il tuo modo di giocare, i tuoi movimenti? Sì, il modulo, come ho detto prima, che mi avvantaggia molto, sia dal punto di vista dei tagli, dell'attacco in profondità, trovo molto bene, ma anche sia a sinistra che a destra, perché ho trovato le sintonie giuste anche con Alessandro, con Daniele, con Raggia, per cui è un modulo che mi avvantaggia, sono contento anche della fiducia che mi sta dando. Una grande prestazione la tua, ma anche della Roma, che sembra aver intrapreso la strada giusta dal punto di vista del gioco. Sì, abbiamo interpretato queste ultime gare contro squadre che sulla carta potevano essere meno forti di noi, però non sono mai semplici. Noi abbiamo fatto in modo di farle diventare tali con la determinazione, col giusto approccio alla partita, per cui siamo contenti di questo. Può essere l'anno della tua definitiva consacrazione? Ma io, come ho sempre detto, le opportunità che mi vengono date cerco sempre di sfruttare nel migliore dei modi, con la mia disponibilità, il sacrificio e mettermi a disposizione della squadra. Oggi sono contento di aver segnato, di aver fatto una doppietta, però devo solo continuare così. Nella ripresa ti abbiamo visto sulla fascia destra, come ti sei trovato? Un esperimento che potrà essere replicato nelle prossime partite? Sì, mi sono trovato bene, come ho detto prima, sono riuscito a fraseggiare bene con i miei compagni, per cui è stato molto positivo. Domenica il Milan è un test importante. Sì, importante, molto, molto difficile, perché troviamo una squadra che si è completamente rivoluzionata, una squadra forte che è stata costruita per vincere, quindi non sarà semplice, sarà una partita speciale per me, lo sapete, però ci prepareremo al meglio. Grazie.